La nostra seconda parte comincia dalla ginnastica triestina, perché nonostante la pioggia si è festeggiati i 150 anni, siccome il matrimonio bagnato, matrimonio fortunato, bellissima la vittoria della Caligaris con San Salvatore nella partita appunto che si è tenuta sabato al Palla Trieste. Allora Pastor, è una festa dove sono coinvolti tutti, dai quindicenni, sedicenni alle nonne, come abbiamo visto in Palla Trieste nella giornata di sabato. Abbiamo voluto proprio sì fare una festa per tutti, una festa popolana, passami il termine, perché la ginnastica triestina è della città e quindi tutta la città doveva partecipare a questo evento. Inizialmente avevamo pensato di fare una festa più esclusiva e con gran galà, però poi in periodo di spending review, sinceramente, fare una festa solo per pochi eletti non mi sembrava giusto, nel rispetto proprio di tutti quelli che affollano giornalmente le nostre palestre. Quindi abbiamo voluto, ecco, che la festa coinvolgesse proprio tutti i nostri iscritti, e devo dire che la partecipazione di oggi ne è una testimonianza, nonostante il brutto tempo fuori, le avverse condizioni atmosferiche, ma insomma tra poco avremo la lotteria, speriamo che in quel momento le sale qui della ginnastica triestina siano veramente molto affollate. Senti, poi sentiremo anche l'amministratore, che ha fatto il miracolo economico bene o male di rimettere in sesto le casse, di vedere dove si potrà tagliare, come reinvestire tutto quanto. Però io, e dopo lo vedremo anche nelle immagini, ho visto che ci sono ancora nella palestra, quella più storica, i buchi da una volta si agganciavano i fari di scanner, queste cose qui. Torniamo a fare un remember? Stai toccando un nervo scoperto. Purtroppo questa palestra, questa sede ha bisogno di ingenti lavori di ristrutturazione. Noi abbiamo cominciato ad intervenire sulle parti strutturali del tetto, perché in maggio abbiamo avuto un crollo, per cui da 150 anni nessuno faceva niente. Quindi siamo intervenuti immediatamente sulla parte più concreta dei lavori, il tetto, perché è la cosa anche più pericolosa. Infatti ho dovuto sospendere in maggio l'attività proprio per motivi di sicurezza. I lavori sono cominciati, proseguono molto bene, all'inizio della primavera dovrebbero concludersi, però non basta questo, perché la ginnastica triestina ha bisogno di grandi lavori anche all'interno. Le palestre sono rimaste quello che erano una volta, e noi per offrire ai nostri utenti delle palestre migliori dobbiamo sicuramente intervenire sulla ristrutturazione anche di queste, proprio perché insomma migliore è la casa e più c'è la possibilità di accattivare l'interesse anche di persone che in questo momento non sono iscritte da noi. Senti, visto che ci sono, i memories funzionano sempre, visto che la palestra appunto è come quella di una volta e appunto sono già i gancio ancora, facciamo un autofinanziamento con le feste di quelli che facevano festa negli anni 80, 70 e 90 in ginnastica? Questo potrebbe essere sicuramente un'idea. Ci divertiamo e diamo una mano alla ginnastica. Questo potrebbe essere sicuramente un'idea, è un'idea che in consiglio direttivo avevamo già vagliato. Sai, noi siamo da poco meno di 2 anni insediati in questo consiglio direttivo, c'erano da fare tantissime altre cose prima. Adesso ci incentreremo le nostre attenzioni anche un po' sull'aspetto ludico, per far riportare la ginnastica triestina a quello che erano i fasti di un tempo, con i balli per esempio, mi vengono in mente le feste mascherate, i balli, magari anche il Capodanno, però una cosa te la do per certa, sicuramente cominceremo anche con il burraco, per cui il gioco del burraco è un gioco che ora va molto di moda, e quindi noi siamo sempre attenti a tutto quello che accade attorno a noi anche sotto il profilo sociale. Quindi sicuramente insomma, ci saranno delle novità per il prossimo biennio. Io però ribadisco che sono in scadenza di mandato, a fine dicembre, primi di gennaio si faranno le elezioni. Se verrò riconfermato, sicuramente ho ancora tante idee da porre sul piatto, proprio per cercare in tutti i modi di riuscire ad arrivare a questo benedetto pareggio di bilancio, che era il mio primo obiettivo nel momento in cui mi sono insediato. Com'è cambiata la tua vita e anche quella di casa tua con un impegno di questo genere, fermo restando che c'è anche tuo figlio che ti dà una mano sabato da là che puliva il parquet? Guarda, l'abbiamo presa tutti in famiglia con grande entusiasmo e grande passione, e sapendo
quello che mi si sarebbe prospettato negli anni successivi alla mia elezione. La vita sinceramente un po' è cambiata, i ritmi sono cambiati, perché anche da un punto di vista della mia organizzazione di studio professionale ho dovuto cambiare alcune cose, ma lo faccio molto volentieri proprio perché il mio impegno è rivolto verso un risultato sicuramente nobile. Anche perché è anche giusto dirlo, che se va bene sono tutti contenti, ma se va male, una persona quando prende questi incarichi è morta proprio sotto terra. Sicuramente, ma sapevo quello a cui andavo incontro, per quello che ho cominciato fin da subito ad operare con grande energia, sempre però così, considerando che lavorando con passione, lavorando con buon senso e soprattutto con la massima buona fede, i risultati insomma devono venire, ecco. Poi sai, gli imprevisti ci sono sempre, però devo dire che sono coadiuvato da un consiglio direttivo assolutamente coeso e compatto, che tutti lavoriamo e remiamo verso una certa direzione, che è quella appunto di far risorgere e risplendere questa società. È l'uomo dei miracoli della ginnastica testina, perché tutti quanti noi ricordiamo le vicissitudini, buchi da centinaia di migliaia di euro, nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo sulla rinascita. Ebbene, Mitri tra un anno e mezzo, almeno queste sono le voci, è riuscito a fare il miracolo di risanare la società, società che poi ha portato anche sponsor prestigiosi come la Caligaris per quel che riguarda il basket. Sì, grazie per questo elogio. In realtà il miracolo l'ha fatto il presidente per quanto riguarda gli sponsor e per quanto riguarda l'impostazione societaria. Io da parte mia posso dire che ho cercato in qualche modo di sistemare i bilanci in maniera che vi fosse una certa coerenza e che si capisse se la società aveva dei problemi gestionali o meno. È risultato questo fatto e abbiamo apportato dei correttivi a questa situazione, per cui in questo momento la società sta visibilmente tendendo a miglioramento. C'è ancora molto da fare, ancora non siamo riusciti ad avere una gestione in perfetto equilibrio, ma ci stiamo arrivando lentamente. Ricordiamoci che risanare in un momento in cui è già un miracolo fare il pareggio, quindi qui noi parliamo di fare il pareggio e di avere anche soldi da mettere a posto in più, da avere in più. Questo effettivamente, perché c'è il problema, voglio dire, è sotto un profilo finanziario, no? Cioè avere la possibilità di avere soprattutto una disponibilità che consenta di onorare gli impegni presi, di fare dei progetti futuri, che in questo momento stiamo come consiglio direttivo cercando di, attraverso gli sponsor, attraverso dei contributi, di recuperare e quindi di poter portare avanti questo discorso così come l'abbiamo impostato un anno e mezzo fa. In un periodo così difficile, quanto è importante riuscire ad avere fantasia per poter tirar fuori un coniglio dal cilindro dove il coniglio purtroppo non c'è? Beh, diciamo che ci siamo inventati diverse cose e adesso verranno fatte anche delle attività, tra virgolette, sportivo-ludiche per poter in qualche modo avere più entrate. E poi abbiamo anche dovuto consapevolmente ridurre i costi in modo da poter far sì che la società respirasse anche sotto un profilo finanziario, perché noi abbiamo dei costi piuttosto importanti sia di gestione della struttura che di gestione degli istruttori, che hanno un loro peso importante. Abbiamo fatto delle limature e ora sembrerebbe che le cose stiano migliorando sensibilmente. Lei è la figura nella ginnastica testina che potremmo definire la famosa portinaia di una volta, perché Sonia Piazzi. La storica. Perché Sonia Piazzi è la segretaria, quella che sa tutto di più, dove anche i muri non arrivano. Certo, anche più del presidente, so io. Senta, è un miracolo? È un miracolo che siamo qua, vede che meraviglia di bambini. È un miracolo dopo quello che era la società, che purtroppo lo sappiamo tutti. È stato un momento che si è messa a piangere nel momento peggiore e nel momento in cui di rinascita della felicità? No, mai. Non ho pianto né per la felicità né per il momento peggiore. Senta, qual è
Qual è la cosa più difficile quando uno sta nella sua posizione? Perché sa benissimo che ognuno un po' ha le sue idee. E riuscire a mettere tutti d'accordo, molto spesso lei è l'ambasciatrice che non porta pena, però d'altro lato è quella magari che deve mediare. Allora adesso le spiego, il consiglio precedente, che era sempre il presidente Pastor, era un consiglio un po' ostico, era problematico andare avanti. Noi facevamo dei consigli molto lunghi, di ore e ore, senza mai concludere niente. Fortunatamente abbiamo dei consiglieri adesso abbastanza preparati, non so cosa si può dire, e andiamo tanto d'accordo e risolviamo le cose ogni fine consiglio. Senta, noi sabato abbiamo visto anche la premiazione o riconoscimento alle vecchie signore che partecipavano alla basket della ginnastica di tantissimi anni fa. Che effetto le fa rivedere queste scene? Sono cose bellissime che bisogna farle ogni tanto, perché lo sport è questo, bisogna ricordarsi e naturalmente bisogna anche avere le nuove leve, dico io. Senta, c'è un messaggio che vuole dare alle nuove generazioni che non hanno magari, perché io ero piccolino quando mai qui si veniva la domenica pomeriggio a fare le domeniche. C'è un messaggio che vuoi dare alle nuove generazioni che magari sono tanto tecnologiche e per questo motivo ci dimentichiamo anche la parte umana e di tutte queste attività? Bisogna dire ai ragazzi e alle ragazze che devono avere fede e fare dello sport, basta. Soprattutto non pensare, perché molto spesso quando si fa sport tanta gente fa e vado perché magari mi danno tot soldi per la partita, per quello, per quell'altro. Noi nessuno riceve niente, allora uno viene per fare lo sport e volontariato, diciamo. E per stare insieme e fare gruppo. Insieme e portare avanti, o la squadra, indifferente insomma, di portare avanti le cose. Non poteva anche non esserci una rappresentanza del CONI che penso nella doppia veste sia di amico della ginnastica che anche vicepresidente del CONI, di vicario delle CONI. Allora, è stato un miracolo. Sì, è stato un miracolo, perché praticamente questa società, che ha visto passare momenti veramente, veramente difficili, con la forza di volontà, con un buon direttivo, con un presidente intraprendente, è riuscita a tamponare quelle falle e comunque a ripartire, che era un discorso molto ma molto importante. Senta, parliamo un attimo di sport anche più in generale, perché le squadre, soprattutto come questa, ma non solo, hanno molto spesso devono affrontare delle trasferte che sono anche molto costose. Ne parlavamo proprio a Muggia con l'Interclub, che una trasferta ti costa 3, 4, 5 mila euro tra una storia e l'altra quando vai lontano. Da questo punto di vista, comunque, quando una squadra di una città va in un'altra area fa promozione del territorio. Sì. Su questo però gli enti, le istituzioni sono veramente molto carenti. Si può fare qualcosa? Sì, si può fare qualcosa. Comunque quest'anno è stato un anno particolare, ma fino all'anno scorso la Regione finanziava le società di livello che partecipavano a campionati nazionali di livello con contributi abbastanza consistenti. Quest'anno è un anno d'impasse. Ma l'assessore allo sport e anche quello al turismo, non dimentichiamo, hanno già promesso che col prossimo 2014, con degli accorgimenti di bilancio, potranno rifinanziare queste società che girano l'Italia portando in alto il nome di Trieste e della Regione. Senti, visto che tu hai la smania di salutare, fai un saluto. Ciao! Non poteva non essere non presente ai 150 anni Fabio Scocimarro. Scocimarro, quando fu presidente della provincia di Trieste, sembra passato un secolo, perché il distacco che la provincia di Trieste ha oggi sullo sport è qualcosa di eccezionale. Siamo passati dal tuo periodo, dal giorno, a neanche la notte, proprio al buio. Sai quando una persona è cieca, che è un buio diverso dalla notte che noi intendiamo. Cosa ti ricordi quei 5 anni di tanta provincia vicino allo sport? Beh, intanto ti ringrazio per le belle parole. Beh, va anche detto, sì, in effetti ci sono sensibilità diverse nei confronti dello sport, si potevano e si possono fare ancora delle cose egregie, oggi è il momento di fare le nozze con i fichi secchi e si può fare questo tentativo, c'è chi lo vuole fare e chi no, ma insomma non si può dare una colpa a chi, come ho detto un attimo fa, ha questa diversa sensibilità. Per onestà intellettuale devo anche aggiungere che
di anni lontani ormai, fino al 2006 quando governammo noi, e c'erano anche altre disponibilità finanziarie e quindi era un po' più facile organizzare e aiutare lo sport. Oggi l'Italia è ormai investita nel ciclone della crisi finanziaria internazionale, tutto risulta più difficile. Comunque complimenti alla ginnastica, perché veramente questi 150 anni sono stati fatti senza badare a nessun tipo di, così, di lesinare, non dico spese economiche, ma energie, e quindi bravi dirigenti, bravo il presidente Pastor. Senti, di quando eri piccolo, cosa ti ricordo di questo posto? Intanto le feste che facciamo da bambini, quando si veniva a ballare qui, e qua c'è mio figlio, eccolo qua. Scacimarro Junior. Sì, è arrivato adesso. E quando avevo la sua età andavo a ballare, siamo in tv Amedeo. Quando ero piccolo alla sua età venivo qui a ballare, no? Ed erano i primi approcci. Poi mi ricordo che si facevano delle belle feste domenica pomeriggio, obbligatoriamente in cravatta, era un bel ambiente. E devo dire che tutto l'ambiente sportivo unito al ballo, al divertimento, era un bel ambiente sano dove non ci si ubriacava quasi mai, non ci si drogava, ed era veramente un ambiente sano che io consiglio a tutti, e spero mio figlio possa rivivere quelle bellissime esperienze che ho fatto io. Senti, com'è papà, è bravo? Sì, sì. Tu qui alla ginnastica Testina fai qualcosa? No, faccio basket in un altro, in un'altra società. La passione per lo sport, colpa di papà? Sì, anche colpa di papà, perché anche mi piace il basket. Insomma, di padre in figlio. Certo, grazie. Il nostro viaggio per i 150 anni della ginnastica Testina si conclude con Raffaele Tognolo, che è un pezzo da 90 per quel che riguarda la nazionale di judo. 150 anni, non li dimostri. 150 anni e non dimostrarli, perché questa società è giovane nello spirito, è stata data una svolta a questa società, e quindi mi auguro che sia il primo di tanti prossimi anniversari di questo tipo. I bambini che giocano qua alle nostre spalle lo dimostrano, e questa festa voluta dal consiglio direttivo proprio per tutti i soci, quindi non una festa esclusiva, è un segnale che si va in questa direzione. Senti, noi seguiamo le partite della Lega 2 del basket, della ginnastica Testina Caligaris, però tanto, tanto buon nome anche il judo della ginnastica triestina. La ginnastica è una polisportiva, quindi ben venga il basket, che quest'anno è promosso in A2, quindi ci auguriamo faccia un grande campionato. Sono primi. Esatto, esatto. Ma la ginnastica, proprio la ginnastica artistica, dà altre soddisfazioni, e il judo quest'anno ha avuto un'annata eccezionale, perché oltre alla mia nomina a direttore tecnico del settore judo con obiettivo Rio 2016, due ragazze nostre hanno vinto i campionati italiani assoluti, e giovedì partiranno assieme a me per la Bulgaria, dove faranno il campionato europeo Under 23. Senti, anche se manca circa un mesetto, a metà dicembre c'è un appuntamento importante qui alla ginnastica Testina, proprio restando in tema di judo. Sì, assolutamente, c'è la 36esima edizione del trofeo Città di Trieste, a cui hanno già aderito Ungheria, Romania, Slovenia, Croazia e Austria, e aspettiamo anche l'adesione di svizzeri e francesi. Direi che sarà, diciamo, l'evento conclusivo di questo anno celebrativo. No, progressivamente possiamo dire che il trofeo Città di Trieste può diventare, può ambire a diventare uno tra i punti di riferimento delle manifestazioni di judo di un certo tipo in Europa? Assolutamente sì, stiamo lavorando per questo, e un ringraziamento va alla regione, alla provincia e allo sponsor che continua a supportarci in questo tipo di eventi. Senti, un'ultima domanda invece più tecnica da un lato, ma allo stesso tempo umana. I giovani di oggi ovviamente hanno mille svaghi in più, hanno mille più impegni. Quanto rispetto a una volta, dove si trovano magari le difficoltà maggiori per instradarsi e fare un certo tipo di percorso? Perché judo più che forza vuol dire test. Ma judo vuol dire tecnica e vuol dire preparazione. Credo che il segreto stia, visto che abbiamo una sezione molto numerosa che conta 150 iscritti, stia proprio nel catturare l'attenzione di questi ragazzi. Questo è importante, perché allora riescono a seguirli. Torniamo oggi da un criterium giovanissimi per Under 10 che ci ha regalato molte soddisfazioni, proprio perché questi ragazzini vengono e prima di tutto si divertono facendo judo, poi l'agonismo lo vedranno più avanti.
E con la parte dedicata al giudo si conclude questo mini speciale di fatto dedicato ai 150 anni della ginnastica triestina. Io ero piccolo quando ci facciamo qui le domeniche pomeriggio, speriamo di noi non li vedremo, ma che i nostri dopo di noi vedano altri 150 anni di ginnastica. Assolutamente sì, e un in bocca al lupo ancora a questa storica e gloriosa società italiana e non solo triestina.